siamo qui semplicemente per un motivo. Oggi i dati ci dicono che tante persone, ma tanti numeri poi avremo modo di approfondirli, ti farò vedere, ti posso accennare che oltre il 50% della popolazione accusa disturbi correlati a uno stile di vita non corretto. Quindi parliamo del mal di testa ricorrente, disturbi nella digestione, problemi di stitichezza, gonfiore, colite, gastrite, disturbi nel sonno, ricorrenti mal di testa e su tutti stanchezza cronica e cali di energia. Quindi il mercato, il quadro è questo, un quadro di una popolazione che disinformata e assolutamente sotto pressione rispetto ai ritmi, purtroppo sottovaluta l'aspetto nutrizionale, un po' perché si va di corsa, le pause per mangiare sono sempre più brevi, l'avvento del fast food, quindi non tanto del fast food come McDonald's, proprio nel senso letterale del termine, questo mangiare veloce ha portato le persone ad avvicinarsi a cibo dalle caratteristiche non proprio salutari, molti lo definiscono cibo spazzatura. Ecco che questo cambiamento nelle abitudini ha prodotto nella società del benessere profili il cui malessere è diffuso. Dopo questa chiacchierata avremo modo di acquisirò dati che mi permetteranno un po' di capire qual è la tua giornata tipo, quali sono le tue abitudini, e mi permetterà, dopo un lavoro di analisi che farò ovviamente in camera Caritatis, nelle mie mura del mio studio, mi permetteranno di capire dove cominciare a mettere ordine, no? Perché le cose si fanno per gradi e l'obiettivo è quello di instillare delle abitudini, ok? Delle abitudini che in quanto abitudini non saranno imposizioni, quindi per il profilo non sarà un problema, Antonio, perpetrare queste abitudini perché si è capito il perché farlo, ok? C'è un perché dietro, ok? Comprese le abitudini andremo a capire dove mettere mani, e in un lavoro di assistenza, portando di lavoro assistenza, lavoreremo per instillarla questa abitudine. Ovviamente dobbiamo riconoscerla entrambi come un'abitudine da inserire, come una routine da inserire. Per cui alla luce del tuo andamento giornaliero, settimanale e mensile, avrò dati sufficienti, grazie alle domande che adesso ti farò, per capire dove iniziare ad attenzionarci, no? Uno step per volta. Dopo il mio studio ci si rivedrà, avremo l'opportunità di rivederci, avrò l'opportunità di evidenziarti quello che potrebbe essere il primo step da mettere in campo. Qualora fossi interessato, si comincia un percorso insieme. Diversamente, nelle peggiori delle ipotesi, hai acquisito il valore di una consulenza e hai portato a casa informazioni che magari potrebbero esserti utili un domani, no? Magari non è questo il momento opportuno, un momento buono per far scalare un po' di priorità a questo aspetto della tua vita, però intanto le hai, insomma, la consulenza, il valore della consulenza rimane. Considera che sviluppando una collaborazione, sviluppando un lavoro di coaching insieme, potrai contare sulla mia il mio supporto tecnico e pratico nei secoli dei secoli, fino a che tu vorrai.